Ciao a tutti, bentornati o benvenuti su Viking Games TV. Per chi non mi conoscesse, io sono Ruiz e oggi vi porto a un recapitoliamo le basi su Diablo 4, siccome molte persone me l'hanno chiesto, dovuto al fatto che molti giocatori sono nuovi all'interno di Diablo 4, quindi perché non fare un recapitoliamo per tutti quanti? Ma prima di iniziare lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notificazioni per rimanere sempre aggiornati su nuovi video, build, consigli, guide e molto altro ancora, sia sul mondo di Diablo 4 che su altri giochi. E ora andiamo al video. Signori, Diablo 4 ha delle meccaniche molto semplici di gioco. Innanzitutto apriamo il nostro inventario. Aprendo il nostro inventario, in questa season abbiamo qualcosa di particolare, questa finestrella che non è sempre disponibile nelle season, perché questa è una season particolare. Questo ti permette di attivare i tuoi poteri vampirici all'interno della season, che poi per riuscire a sbloccare questi poteri vampirici, semplicemente dovreste avere una finestrella qui che vi permette di spendere 20 di sangue potente, e una volta che lo fate vi dà la possibilità di scegliere 3 sigilli casuali, così permettendovi di sbloccare o di potenziare i sigilli che sono lì disponibili. Con una somma circa di 15.000 sangue potenti dovreste riuscire a potenziarli tutti quanti a livello 3, come ho fatto io. Non è per niente complicato, solo che ogni qualvolta volete potenziare dovete schiacciare sul pulsantino che ci sarà qui sotto, compariranno 3 sigilli casuali e dovrete scegliere quale di questi potenziare. Non saranno sempre quelli che avete indosso e non saranno sempre quelli che magari vorreste utilizzare, quindi sarà molto casuale la cosa. Un'altra cosa molto importante sono quelle delle armature. Come vedete ci sono armature che sono trasparenti come queste, che sono armature terra terra, poi ci sono quelle blu che sono un livello sopra queste, quelle giallo che sono un livello sopra a quelle blu, poi ci sono queste rame, non saprei come altro chiamare, che sono un livello sopra quelle oro. Poi abbiamo i diversi bordi. Come vedete questo ha un bordo d'oro che sta ad indicare che è un'armatura sacra o un'arma sacra. Invece quelli che hanno questo alone bianco sono ancestrali. Quelli che hanno l'alone ancestrale sono più forti di quelle sacre, perché l'ancestrale è molto più potente. E inoltre abbiamo anche una bella cosa. Come vedete questo amuleto ha un colore un po' strano. Questo qui è un oggetto unico. Ciò vuol dire che esiste solo questo tipo di oggetto con questo tipo di potenziamento, che potete trovarlo uguale a questo ma di potere oggetto più alto. Quindi più alto è il vostro potere oggetto, teoricamente più forte dovrebbe essere. Vi dico teoricamente perché comunque le statistiche all'interno dell'oggetto sono rollate casualmente quando lo prendete su, quindi una volta che lo prendete potrebbe essere che qualche caratteristica sia migliore di quello che avete, anche se magari il potere oggetto è più alto. Anche se il potere oggetto è più alto, può essere che purtroppo alcune statistiche non siano effettivamente migliori di quelle che avete, potendo essere magari 2-3 punti in meno o addirittura fare proprio schifo e essere tipo addirittura 5 punti in meno, ma controbilanciando magari qualche altra cosa a un potenziamento ulteriore. Spiegando questo, ora andiamo a spiegarvi una piccola cosa. All'interno del gioco ci sono gli aspetti leggendari. Che cosa sono gli aspetti leggendari? Se andiamo qui nella mappa di gioco abbiamo la possibilità di andare nelle collezioni e qui abbiamo il codex del potere. Il codex del potere racchiude tutti gli aspetti leggendari che possiamo sbloccare all'interno del gioco, che sono permanenti, sono i più deboli in assoluto, nel senso che se io vado ad inserire ad esempio questo aspetto della furia del berserk in un anello, questo mi darà 3 furie al secondo durante berserk, ma c'è la possibilità che all'interno del gioco tu trovi un anello che abbia magari un 6 di furia al secondo, permettendoti così di avere un anello migliore. Cosa potresti fare se questo anello magari non è un anello forte quanto il tuo, o magari non ha le statistiche migliori del tuo? Potresti andare dal nostro amico qua, che adesso vi faccio vedere. Possiamo venire dal nostro amico occultista, come vedete si trova sempre nella mappa di gioco con questo simbolino, questo triangolino strano che vedete sopra il nome di là. Quello sta ad indicare che è lui. Una volta che venite da lui potete cliccare su di lui. Nella seconda finestrella potete togliere
togliere effettivamente l'aspetto leggendario che c'è all'interno dell'arma. Una volta che schiacciate, quello vi comparirà qua in fondo e sarà disponibile qui in questo riquadro, in questa finestrella. Poi, se volete prendere quell'aspetto in particolare e riutilizzarlo in un altro oggetto, vi basterà fare infusione aspetto. Se ce lo avete disponibile qui, perché lo avete tolto da qualche arma o armatura o ciondoli o quello che è, potete semplicemente prenderlo, inserirlo qui. Qui tra l'altro, se lo fate prima di scegliere l'oggetto, vi indicherà quali oggetti possono essere potenziati o possono essere infusi. Cosa vuol dire? Che non tutti gli oggetti sono mirati per ricevere qualsiasi tipo di aspetto leggendario. E infatti tutti gli aspetti leggendari hanno un'icona diversa, come vedete qua, che ci sono delle icone totalmente diverse l'una dall'altra. Quelle con lo scudo sono per la difesa, questi sono con le trappoline disegnate, sono delle utilità, possono essere diverse. Questi invece sono aspetti offensivi, quindi che cercano di potenziare attacchi o effettivamente permetterti di fare più danno. Questi qui invece sono aspetti di mobilità, che ti permettono di essere più veloce o anche di generare risorse o quant'altro mentre fate un determinato movimento. E ce ne sono di diversi tipi. Infatti nel codex noi potremmo trovare di diversi tipi, ma non li troveremo tutti, perché quelli diciamo più forti o più interessanti, che possono servire magari in in-game, dovrete andare a trovare questi oggetti speciali, mettiamo così, questi oggetti leggendari, per poi magari togliere l'aspetto leggendario oppure utilizzare l'oggetto in sé, ricordando che l'oggetto, che l'aspetto leggendario, non può essere riutilizzato quante volte vogliamo, a un massimo di un utilizzo. Ciò vuol dire che se io lo tolgo da un'arma posso riutilizzarlo su un'altra, ma dopo di qui non posso più togliere l'aspetto leggendario, perdendo così quell'aspetto, ok? Sapendo questo, questa sarebbe la parte più importante del gioco, perché questo ti permette di creare le build. Poi, una volta che veniamo nella perizia, ogni personaggio ha una perizia, ha un'abilità o un qualcosa che lo distingue dagli altri. Il necromante ha il libro dei morti, il barbaro ha la perizia nelle armi, che ogni arma che lui può utilizzare, come vedete, ha dei potenziamenti diversi, che tra l'altro se lo porti a livello 10 ti dà un bonus ulteriore. Invece il mago ha le sue passive, che possono, sono semplicemente delle proprie abilità che possono essere in due slot passivi che vengono attivati con determinati criteri, come ad esempio spendere 100 di mana, ricevere, non so, un colpo, ha una probabilità di fare qualcosa e così via. Poi abbiamo il nostro druido, che ha i vari, se non mi sbaglio si chiamano famiglie spirituali, adesso non mi ricordo bene, ma lui c'ha i favori spiritici, ecco, che praticamente ogni favore ti dà 4 o 5 potenziamenti che dovrai scegliere tra questi per ognuno di loro. E in più, arrivando a un determinato livello, dovresti riuscire anche ad avere uno di questi spiriti con cui fare un legame spiritico e averne due anziché una sola di quelle abilità passive. E poi abbiamo il nostro amico Rogue, che ha delle abilità molto particolari che gli permettono di fare determinate cose con le sue build, migliorando così magari dopo un determinato quantità di colpi migliora determinati attacchi che possiede, altrimenti dopo un determinato tot che di cose che deve fare praticamente ha la risorsa infinita, e un'altra che adesso non mi ricordo bene cosa fa. Però intanto lui ha queste abilità molto interessanti, quindi ogni personaggio ha la propria, rendendolo unico nel suo metodo di gioco. Quindi cosa vi consiglio? Provateli tutti quanti e trovate quello che vi piace di più, per iniziare poi a fare una cosa molto importante. Ciò sarebbe scegliere la build start leveling. Lo so, c'è molta gente che dice: ah, ma puoi creartela da zero? Potresti assolutamente farlo, ma se sei una persona che non ha molta voglia di farlo, troverete tanti video del genere sul canale di Viking Games TV, costui qua, che vi porta almeno una build leveling per personaggio. Quelle build sono valide anche per la season 1, sapendo però che non ci sono i poteri spiritici all'interno, quindi magari su quello dovreste vedere voi. Piano piano riuscirò a portare il mio barbaro a livello 100, poi crearmi un altro personaggio portandolo a livello 100 e così via, per portarvi sempre più build diverse, portandovi sempre build da leveling e da endgame. Così almeno abbiamo una, come posso dire, una sinergia di video che vi permettono di avere la progressione del vostro personaggio fino al livello 100. E inoltre all'interno del canale ci sono diversi video che vi consigliano come salire di livello più velocemente, come trovare aspetti leggendari più facilmente, come spendere gli oboli in maniera intelligente, come funzionano le meccaniche della season of blood, che è quella nuova. Sappiate che ogni volta
volta che uscirà una season ripeterò questi video per aiutarvi sempre a riuscire ad avere una season sempre soddisfacente, perché così almeno non dovete star lì a guardare, sbattere la testa, cercare troppe informazioni. Vi basterà vedere un video e sapete già come funziona. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa molto importante, che sono le difese e i danni del nostro personaggio. Una volta che siete arrivati al mondo tier 4, vi consiglio vivamente di guardare le vostre difese, le vostre resistenze, siccome probabilmente saranno meno 14, perché non lo so, ma il gioco adesso come adesso ha questo diciamo cap di resistenza da tenere sempre d'occhio, perché quanto meno resistenza avete, più danno prendete da quel determinato elemento. Io al mondo tier 4, dopo che sono arrivato a un livello veramente molto basso, sono arrivato al livello 64-65 giù di lì, le prendevo veramente tante, quindi mi sono soffermato un attimo a guardare le mie resistenze e ho notato che le resistenze elementali erano troppo basse, quindi qualsiasi danno elementale era tipo il 110% di danno in più, quindi mi quasi one shottavano. Ciò vuol dire prendo un colpo ed esplodo. Eccomi dal futuro, siccome mi ero dimenticato di registrare questa piccola cosa, vi spiego una cosa tra l'altro molto importante: la questione dei sigilli. Avete presente i glifi? Avete presente questi glifi che si trovano qui? Bene, innanzitutto li potete trovare anche nel mondo di gioco e all'interno dei dungeon. Quando siete al modo tier 4, se non sbaglio, riuscite a trovare quelli rari, o altrimenti quando siete a un determinato livello, che adesso non mi viene in mente, ma se non mi sbaglio è il livello 55 o 60, iniziate a dropparli casualmente anche dai mostri. E un altro metodo molto semplice per riuscire a dropparli, ovviamente, è completando le missioni nell'albero dei sussurri, che questo vi permetterà di averli e li sbloccherete casualmente man mano che andate avanti col gioco. Un'altra cosa molto importante è che queste possono arrivare fino al livello 21, se non sbaglio. Come vedete, queste sono di livello 11 e le altre invece sono ad esempio di livello 1 e basta, perché non ne ho potenziate neanche un'altra. E queste sono di livello 12 e per riuscire a potenziarla vi servono i sigilli, in questo caso, cioè questi che partono dal livello 1 e man mano vanno sempre più su. State attenti perché i glifi hanno un livello di difficoltà un po' più elevato, quindi vi consiglio di farli molto attentamente. Magari provate ad entrare nel glifo per vedere se riuscite a farlo, e per farlo è molto semplice. Come vedete ne ho diversi qui, ne prendiamo uno di livello bassissimo che non mi serva, tipo 35. Ci schiacciate con il destro del mouse, altrimenti con il pulsante A, o comunque viene indicato lì sotto nella barra quale pulsante dovreste schiacciare. Una volta che l'hai attivato, quando vi compare questo messaggino, andate immediatamente alla mappa di gioco, che vi butta subito dove c'è il dungeon, così potete poi cliccare con A oppure con il sinistro del mouse, che vi permetterà di fare il salto, vedete, il viaggio direttamente all'interno del dungeon senza dover star lì a camminare fino a lì. Questi sigilli possono essere attivati in qualsiasi momento voi vogliate, ma ricordatevi una cosa: se avete delle roccaforti che non sono state liberate e al suo interno ci sono delle missioni o dei dungeon come questi, non potete attivare i sigilli corrispondenti, perché non potete averlo sbloccato. Quindi vi toccherà venire qua, sbloccarlo e per poi riuscire ad attivare quel sigillo in particolare. Cosa vi consiglio allora? Nella vostra fase di leveling, non fate come me che non li ho fatti, perché comunque vi danno almeno un livello a roccaforte. Andate a farli prima di andare magari nel mondo tier 3 o 4, che almeno così avete dei punti esperienza extra che sono molto ben voluti, e in più sbloccate magari anche i crocevia che non avete fatto. Come vedete, io sono stato estremamente pigro e tantissimi di questi non li ho ancora sbloccati, perché sono regioni in cui non ci sono neanche arrivato. Però vi consiglio vivamente di sbloccarli, perché vi possono aiutare parecchio nel caso voi vogliate prendere magari dei dungeon, come ad esempio questo, che mi permette di avere un aspetto leggendario con il turbine, che magari vi serve per andare avanti con la vostra build. Ok, un'altra cosa importante che dovete tenere a mente è: dovete guardare un attimino la vostra build, come volete crearla in game. Quindi quando andate nel mondo tier 4, iniziate già a vedere gli oggetti che vi servono per il end game del gioco, perché nel mondo tier 4 è effettivamente l'end game. Quindi dovete andare ad analizzare cosa vi serve, se probabilità di critico, danno critico, sopraffazione, quali abilità vi servono. E quindi, come vi avevo già detto, ci
saranno diversi video sul canale che vi spiegano le build che porterò futuramente, così almeno riuscirete a seguirle senza dover star lì a perdere magari troppo tempo cercandole su internet o da qualche altra parte. Quindi mi raccomando, iscrivetevi al canale perché sarà molto utile anche per voi per avere un gameplay molto più liscio, versatile, bello, senza dover perdere tempo a star lì a guardare, a fare, così almeno sapete già cosa dovete fare, mirato, bam, vai, ti diverti, giochi, finita lì. Se avete altri dubbi, perché questo video mi ha permesso di rispondere a alcuni dubbi che mi sono preso degli appunti mentre facevo le live, quindi se avete altre domande lasciatelo nei commenti di questo video, che cercherò di fare un altro video che vi spiega meglio magari alcune meccaniche che non ho spiegato. Vi ringrazio di essere rimasti fino a qui, spero che questo video vi sia stato d'aiuto un attimino per riuscire a capire un po' come funziona il tuo personaggio. Lasciate il vostro like, iscrivetevi al canale e assolutamente in live tutti i giorni dalle 8 alle 11 vi aspetto tutti. Ci vediamo alla prossima, ciao!